Posso andare? Ha voglia, ha voglia, ha voglia. Allora io qui non sto trovando. Ma Alex è qui! Ti prego, dai, tu lasciami libero. Nel labirinto oscuro è nascosta un'arma potentissima. Se voi la trovate, potrete uccidere il mostro che in questo primo round sono io. Se finalmente si ragiona. Sì, sì, ma guardate che non sarà mica facile trovarla. E se voi non la trovate, la mia ira vi consumerà le carni, ok? Andate. Sì, però allontano, eh? Andate, andiamo, andate, via, andate, via. Potete partire, vi consiglio di farlo. Ciao, ciao. E anche in fretta, ciao. Perché nel buio del labirinto io mi inizio a incamminare. Non ho intenzione di darvi tanto tempo, sai? Non ho intenzione di darvi alcun tempo, per come niente. No? Ma ditemi una cosa, visto che io ho la luce accesa, no? Quando voi mi vedete, vedete la luce o vedete me? No, vediamo la luce. La luce prima. Mm. Ok, interessante. Anna, non borbottare. Ho paura! Non me ne frega niente se hai paura. Senti, l'ultima volta che siamo stati in questo labirinto. Ti massacro. Vedo luce ovunque. Ti massacro. Infatti! Ti massacro. Vi uccido. Ma cos'è questa luce? Dove siete? Io non vedo. È la fine per me. Non è nessuno di voi. Posti in pace. Nessuno di voi ha trovato ancora l'arma? No. Eccolo! Ne ho preso uno. Ne ho distrutto uno. Me ne mancano altri due che stanno lì in giro a cercare l'arma. Ma uno in meno significa una possibilità su tre in meno di trovare l'arma, giusto? Bene, già che sto labirinto è enorme. Dove siete, simpatici? Ma dov'è quest'arma? Beh, dov'è questa? Non la trovo! Mercatorgio, dov'è Sbanunanna? Dov'è l'arma? Non lo so. Luce. Andiamocene da qua. Sicuro che l'arma c'è. L'ho messa. Ed è anche molto potente. E vi la descrivo. È una specie di fucile che spara miliardi di proiettili esplosivi tutti allo stesso momento. E ti dà anche 9000 di vita. Quindi più del mostro. Perché il mostro ne ha 8500. Quindi diventi praticamente una bestia immortale. Però se voi non la trovate. No! Cos'è? Cos'è? Mi sono avvicinato alla luce. Come sarebbe a dire? Ho visto la luce. Anch'io vedo la luce, ma non è qua. Io non so voi. Allora, intanto anche Giorgio sta borbottando e io mi sto arrabbiando. Ok? No. Ora, non è che siccome è buio il labirinto significa che dovete andare a dormire, ok? Ho paura. Non mi interessa se avete paura. Voglio sentire le vostre voci, voglio sentire. Senti, ma dove hai messo l'arma piuttosto? Dove l'ho messa te lo vai a saperlo. Te lo vai a far dire da Giorgio. Per il resto, invece, devi solo sapere che l'arma c'è. È da qualche parte. Non la sto trovando nemmeno io, ma sono sicuro che c'è, ok? Io sto girando di continuo. Ti dico che l'arma c'è, guarda, a meno che non l'abbiate presa e non ve ne siete accorti. Ma l'arma c'è, Cioè io ve lo dico, non tradirei mai la promessa che ho fatto. Mi sono completamente perso. E questa cosa è negativa. Non è che siete usciti dai bordi del labirinto. Perché io ho trovato Alex e non sto trovando più nessuno. Sta cosa. Ah, io addirittura sono tornato all'ingresso. Sta cosa è strana, grazie dell'indizio. Prego, prego. Sei proprio una furbastra. È difficile orientarsi perché poi è tutto buio. Eccola lì una. No! Porca miseria, vieni qui. Vieni qui. Presa, l'ho mangiata. Nom, nom, nom. Era gustosa. Sapeva di paura e cavoletti di Bruxelles. Ma che schifo. Oh. Sì, che schifo. Adesso me ne manca soltanto uno che si trova da solo, sperso nel labirinto. Come ci si sente? Sperso. Tutto benissimo, solo. Guarda. Tutto triste. Tutto allora, singolo. Ma ci sono dei limiti. Oltre non posso andare. Oltre non l'arma puoi. L'arma non c'è. L'arma c'è da qualche parte. Che cacchio ci fai tu qui? Io ti ho visto, Cosa ci facevi? Volevi rimettere il naso nel buio labirinto? Guardavo, era una spizzata. Te la do io la spizzata. Ti io sto spizzo. Facendo il giro tondo perché bravo. C'è una rampa. Una rampa hai trovato. Continua a trovare una rampa che porta contro il soffitto. Allora, guarda, io l'ho vista anch'io quella. Ti do un indizio. Ti do un indizio. Allora, sì, la rampa non c'entra niente. Allora, un indizio, ok? Il fucile. Ora non lo sto trovando, ma sono sicuro di quello che dico. È vicino al bordo del limite della mappa, ok? Ah, ok. Questo è un indizio. È Ma proprio vicino, nel senso vicino nelle vicinanze? No, proprio attaccato al bordo della mappa, guarda, Giorgio. Ah, ok. Sì, quindi non è difficile da trovare. La sto cercando anche io, perché guarda, non ci sarebbe modo migliore di vincere che tenendo d'occhio l'arma, giusto?
Anche perché direi. Cioè io speravo che voi la trovaste. Ma non ci sono riuscita a trovarla io. L'ho notato, scarsoni siete stati. Qua no, devo fare il giro. Ma secondo me ho girato un bottissimo. A me viene il dubbio che qualcuno di voi l'abbia presa e non se ne è reso conto e ce l'ha nella tasca tutto il tempo. Però vediamo. È impossibile. No, io non ce l'ho. È troppo strano, infatti, non ha senso. Va bene, allora nessuno di voi l'ha raccolta. E se nessuno di voi l'ha raccolta, significa che sta ancora al suo posto. Giusto. Ok. Giusto. E dove cacchio è il suo posto? E dove cacchio è Giorgio soprattutto? A me è nel labirinto. Ma va, oh, non mi dire. No, ragazzi, c'è qualcosa che non va. Vedo una luce. Ma c'è qualcosa che non va. Io mi sono fatto tutto il confine dove ero convinto di aver messo l'arma e non la sto. L'hai presa tu? No, io non posso averla presa. No, sei pazzo, non avrebbe senso. Cioè, me ne sarei accorto, oltretutto io non ci sono andato lì. No, aspetta, no. Ma io sono passato adesso vicino ai limiti e mi è spuntata. Ma in che senso ti è spuntata? Cioè, prima adesso, quando ho detto di controllare se ce l'avevamo, io ho controllato e non ce l'avevo. Adesso sono passata vicino al limite, ce l'ho nel. E l'hai presa? Vedi, l'hai presa allora, cavolo! Ce l'ho! Sei uno scemo! Ammazzalo! Ma cosa? Ora devo trovarlo. Bravo! Porca miseria! Cioè, per la prima volta sconfiggo il mostro. Ma esatto. Cosa sconfiggi? Ma sei stato. Vieni qua. Porca miseria. Sei la nonna. No. Vieni qua. No. Miseria. Ti sgambo io. Allora, io sono arrabbiato. E vi dico il perché a tutti. Io vi dico cosa c'è. Giorgio ha preso l'arma all'inizio. Ma siccome no, è uno sciroppato. No. È uno sciroppato. Quando hai detto di controllare, io ho controllato. Non è vero. Non ce l'avevo. Tu, Alex, è ti vero. Fidi di lui? No, non mi allora fido. Prendi il raggio e tienimelo. Prendi il raggio e tienimelo. Ma vai. Come? No, fidati che. No. Secondo me. Secondo me è stato lui. Dai. Che non se no. N'è accorto. Giorgio. Non se n'è accorto. Ce l'aveva in tasca, ce l'aveva il fucile, ce l'aveva lì e non se ne accorgeva perché è sbanunato. Va bene, vabbè. Secondo round, Anna. Come Anna? Anna non è pronta. Anna, queste... porca miseria. Ma dai. Allora, prima di tutto, la smettete di uscire e rientrare, non serve Anna. Porca miseria, perché sei uscita? Sono uscita e rientrata, con questo no, ma con l'altro serve. No, non serve neanche con l'altro, Anna. Perché? Hai ragione, non serve neanche con l'altro. Stupida, ti meriti un'altra punizione. Dai. Adesso, se vi sbrigate, Anna, devi. Qua c'è Granny, Giorgio, sei Granny da tre quarti d'ora. Come sono Granny? Sei Granny, io non lo so. La nonna Giorgio. Adesso, Anna, devi prendere. Quale Fupr? No, Fupr il cacchio che ti pare. Però devi prendere velocemente l'arma, andare di sotto e piazzarla. Hai 30 secondi. Sbrigati. Vai. Ma devo scegliere prima il Fupr. Anna, muoviti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Giorgio non è più niente. Porca come miseria, sono... Giorgio! Vabbè. Ho capito, ma fai arrabbiare le persone! Non lo so! L'hai messa, Anna? Non ancora! Hai 3 secondi, 2... No, ma che 3 secondi? Uno, fermati! 0, finito, Anna, l'hai messa? No! Ma metti sta arma! È difficile trovare un posto adatto! Ma mettila e basta, forza! Giorgio, va bene. Giorgio, sei Steve, porca miseria! Come sono Steve? Niente. Ma com'è possibile? Ma che disastro! Ma perché? Io Giorgio! Non sei Giorgio, sei Steve! Mettiti Giorgio! Mettiti Giorgio! Tu trasformati, porca miseria! Sì, quale Fupr? Riproviamo! Qualunque! Qualunque Fupr! Io oggi vi ammazzo a tutti! Sì. Porca miseria, ma può essere non riuscite a fare niente? Basta, non registro più! Giorgio, sei sempre Steve! Basta! Vabbè, basta! No, devi essere Giorgio, non Steve! Come deve essere Giorgio? Sì, vabbè. Secondo me, cioè, non lo so! Dai, porca miseria! Sì, Giorgio! Ci provo. Sicuro ha scritto una lettera dopo il nome? No, non sicuro. È vero! Sicuro! Non è vero! Ma non è, come non era vero che avevi l'arma nell'inventario dall'inizio della partita, esatto. Vero? Come quello! Vabbè. Allora? Ce la dai facciamo. Che ci riprovo. Dai, ci riprovaci. Hai fatto? No, aspetta. Hai fatto? No, aspetta. Adesso hai fatto? No, aspetta. Porca miseria. Adesso ho fatto. Oh! Perfetto, ci siamo. Circa 5 minuti per riuscire a fare Giorgio. Bravo. Andiamo. Adesso dobbiamo trovare l'arma dalle tasche di Anna. Quindi noi partiamo. Yeah. E tu ci raggiungi a dopo, va bene? Sì. Ok, se vuoi vedere bene, Anna, ti conviene andare in prima persona col mostro. Lo sai fare? No. Sì. Sei sicura?
No. Ecco. No, 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 no. Su Option, nella categoria dove ci sono tutti i fu. Ce l'ho. Bra. Sicura? Sì. Fatto, ci sono. Convinta lei, andiamo. Allora, cerchiamo Starma. Il primo che la trova ha vinto. L'ammazza. Va bene. Allora, veloci, via tra l'altro, via, via. Posso andare? A voglia, a voglia, a voglia. Allora, io qui non sto trovando. Ma voglia il cavolo! Ma Alex è qui! Ti prego, dai, tu lasciami libero. Fracassalo, non puoi avere pietà. No, non puoi avere pietà, Anna, qui ci trovano le armi. Non puoi avere pietà. No, c'hai ragione. Ti prego, Anna. Sì, ma io ho smesso di seguirlo 3 ore fa e lui continua a gridare. Alex! Che cacchio sta succedendo? Ok, sono libera. Sei libera? Libera. Oh mio Dio. Ah, ma sei qui? Sì. Ma scusa, ma sei morto? No, sono qui. Alex è all'inizio, il problema è che ci sono anch'io. Non vedo niente, che succede? Ma Anna, ma sei sicura di essere in prima persona? Perché dovresti vedere se fossi. Non lo so, no, non sono in prima persona. Porca miseria, guarda. Ho di nuovo l'arma nell'inventario. No, basta. Fermi tutti. Continuo a trovarmi nell'inventario, ma io per te zitto! L'ha trovata lei. Silenzio. Allora, ma che vi siete fatti oggi? Avete bevuto qualcosa? Siete ubriachi tutti e tre? Ma io non... allora... Fermi, ho detto fermi. Torna dove eri. Allora, uno, 3 ore per mettersi la skin. Quell'altra, sono in prima. E non era vero. Quell'altro ancora dice che è femmina. Allora, ma che ci avete? Boh. Ho trovato un simbolo. Allora, cos'è un gatto? Un gatto alla parete? No. Vabbè. Oggi no. Allora, adesso ricominciamo. Giorgio, sei sicuro di aver trovato l'arma o era quella di prima? Allora, io prima sono morto, quindi non ce l'avevo più. Giusto. Adesso io ho ricontrollato e ce l'ho di nuovo. Okay, però io non ho visto di averla presa, forse perché è un po' buio. Potrebbe essere perché è un po' buio. Io l'ho messa vicino a una corda, per intenderci. Io me la sto facendo tutte attorno alle corde, quindi... Quindi è probabile che l'abbia beccata Giorgio. Vabbè, Giorgio, allora a questo punto sai quello che devi fare. Però Anna... Anna no! Anna non ma perde. Io non lo vedo. Ma che problemi ha oggi? Non lo so, ma ne avete tanti tutti. Ok? A quanto pare tanti tutti. Ma è sempre lui. Lui era già... Non era già morto? Ah no, no. No. Allora hai fatto bene a romperlo. Brava. Adesso però devi rompere anche me e Giorgio. Sono io, non mi... Trovo sparati. Sta attento, perché muoio anch'io. Sì, ma che anch'io. È Giorgio ha il grilletto facile per caso. Giorgio, vai verso avanti. Io mi riparo dietro a te, va bene? Va bene. Ma se muoio l'arma la prendi tu, no, vero? Penso di sì, non ne ho idea. Andiamo di però. Di qua no. Beh, che cacchio ne so io. Devi andare avanti tu, hai l'arma. Ok, ma non riesco a passare. Passa, salta qui. Ma che porca miseria, Giorgio. Ma che cacchio. Ok, vai. Vai, è traumatico. Certamente oggi è una cosa terribile, non si capisce perché, ma sta succedendo qualcosa di inspiegabile. Allora, qua siamo al limite. Sì, giriamo, torniamo indietro. Allora, Anna, ma tu ci sei? Indietro. È qui. Spara! No! Giorgio! Volevo prendere Anna. E invece? E l'ho presa. E invece? Che è successo? A me fa arrabbiare. Secondo me sì. Quindi adesso che arriva Giorgio. Ma sono morto anch'io comunque. Lo so. Vieni Giorgio. Vieni. Tu lo sai che devi fare, vero? Appena lo vedi, Bravo, ottimo lavoro. No, mi difendo. Ti rompo, porca miseria, Giorgio. Ok. Che hai detto? No, diceva Giorgio. E che cosa hai detto? Cazzo. Ah, ok. Avevo capito una parolaccia. Perché quelle S erano un pochino particolari. Ok, ultimo round lampo. Lampo, però. Quindi, tutti i mostri tranne Giorgio, ok? Ce l'abbiamo con Giorgio. Gustiamo. Però, aspetta, una condizione è che posso tenere l'arma all'inizio. Va bene, mi sembra regolare. Vai, pronti? Anna, 3 ore anche adesso ci devi impiegare? Devo scegliere. Ma muoviti. Ma dai, avevo porca scelto. Miseria, avevi scelto. Partiamo, via. Dov'è Giorgio? Sei già entrato? Sono già nel labirinto. Bravo, ottima scelta. Mi sembra un ottimo posto per nascondersi. Aspetta un attimo, però. Che cosa c'è? In quello di sopra o in quello di sotto? Quello di sotto. Ah, ok. E tu dove eri?
No, io pensavo che fosse in quello di sopra. Eri in quello di sopra. Capito! Porca miseria. Vabbè. Sì, ma Giorgio, cioè io non l'ho avuto... vista, era piccolina. E io non ho avuto il tempo di fare niente. Vabbè. Porca miseria, dai, ma ho detto lampo. Non 0,5 secondi. Vabbè, basta così. Oggi non siete compatibili. Siete troppo rintronati tutti quanti. Cioè, ci sono dei problemi. Giorgio? Giorgio, cosa stai facendo? Volevi essere molesto, volevi fare del male al povero Lion. Non si fa, sai. Basta così, quindi. Per questa volta è tutto. Fatemi sapere nei commenti se vi piace di più con le armi o senza, mettendo un'arma. Mi pare che c'è la pistola nelle emoji, quindi mettete tutte le emoji della pistola se volete con le armi. Senza le armi, mettete una mano, perché senza le armi... La bandiera bianca, la bandiera bianca non sai dove te la metto. Per questa volta è tutto. E Lion, Alex, Anna e Giorgio, out! Ciao!